Ancora un richiamo, vabbè. Ho la sensazione qui un incontro particolare, non ho mai visto. Oh, ha sentito un colpo Ferrara. Ha sentito un colpo nettamente, ora si è chiuso, ma non è più lucido Ferrara, no no. Provatissimo il campione italiano, si frappone Avola e penso sia finita. Sì sì, penso sia finita, Non ritengo Ferrara in grado di poter continuare. Sì, lui dice di sì, ma io dico di no, io direi di no. Ah no, direi di no, direi di no. No, così è, bravo Avola, bravo anche l'angolo, sì. Era abbastanza chiara la vicenda sportiva e agonistica questa sera di Paolo Ferrara, sovrastato a un certo punto dalla potenza atletica e dalla giovinezza anche di Fabio Tuia, che è la legge del tempo, ci mancherebbe altro. Onore a Paolo Ferrara che per 5 riprese ha fatto veramente delle ottime cose. Poi la svolta del combattimento c'è stata, ha perso di nuovo il paradenti e quella volta lì è stato proprio perché il colpo è stato pesante, molto pesante. Potremmo rivedere forse se il regista Zepper ci ripropone. Ecco qua, perde il paradenti Ferrara. Bravo allora Fabio Tujak. E finalmente siamo al vedetto ufficiale, provato psicologicamente soprattutto Paolo Ferrara. In festa Fabio Tujak, che al suo 12° combattimento da professionista conquista il titolo italiano dei massimi leggeri strappandolo a Paolo Ferrara. Onore a Paolo Ferrara, bravissimo Fabio Tujak. Un incontro non facile, non bello, atteggiamenti non tutti condivisibili, ma l'importante è poi arrivare a Dama, come si suol dire. E Fabio Tujak è il nuovo campione italiano dei massimi leggeri.